Nelle puntate precedenti. Non ci credo. Pazzo. La scammata del secolo. No, non ho paura, però. Bellissimo. Irrazionale, irresponsabile. Ma è proprio questo il bello. Eravamo rimasti con io, Rove, Teo e Valentino completamente dispersi ad Orlando, senza sapere cosa fare e senza sapere dove dormire, mentre seguiamo uno sconosciuto fuori da una discoteca a marcia. Non lo so, però è stranissimo. Che ci giura di avere in serbo per noi una serata incredibile. Letteralmente l'inizio di qualche omicidio importante qui in Italia o in qualche altro paese. Preciso, cioè chi non inizia così una serata? Fa ridere ogni cosa. Scherzone! E che fai? Gli dici di no? E no che non gli dici di no. No, assolutamente, ci mancherebbe altro. Ma che è st'intro? Comunque, guardate, il dio che fa le intro 3D a Ale della Giusta è Dio. È letteralmente Dio. Quindi iniziamo a seguire il fratello, ma dovendo fare praticamente il giro di tutte le discoteche di Orlando, Samuel inizia ad avere qualche dubbio, come dire, sul suo outfit. E non solo Samuel, anche tutte le persone che dovevano farlo entrare nei posti dato che era in ciabatte. Ma è così, fra, che si fanno le cose, anche se sei in ciabatte. Fai Spotify, in cagar cazza, Rove, sempre a piagne stai, dai. Da camper, fra. Ma poi figurati, per i posti marci che piacciono a noi dove ci sta rapportando, è come se fossimo vestiti in abiti nobiliari. Ecco, adesso siamo andati nella roba più marcia di tutte. L'unico posto in cui possiamo entrare. Piano con ste sisone. Però piano con i sisus. Ma cazzo che fa? Ma dai! Urlo dell'elefante! La discoteca nascosta dentro la porta meno probabile del mondo, sincero, non me l'aspettavo. Qualcosa però non ci torna. La discoteca si sta svuotando e il nostro amico ci sembra un po' irrequieto. A un certo punto, infatti, prende e se ne va. E nel frattempo ci stiamo allontanando sempre di più. E lui va in tutti i posti, saluta tutti come se conoscesse. Vi giuro, era praticamente la star di quella città. Incredibile. Chiunque lo conosceva. Ma tu proprio nel momento in cui una città conosce tutta la città, quella persona, tu secondo me dovresti tenerti a distanza. Te la butto lì, dico questa follia di mille colori. Capisco lo sguardo delle persone quando lo salutano. Io vedo tipo della paura. Troppa una N-word. Vabbè, ci sta, lo può fare. E via con il secondo locale. L'unica regola che dobbiamo rispettare è prima di mezzanotte a Disney. Comunque, drink di buon auspicio, conosciamo un altro amico. Mi fate vedere l'alcol. Non sto capendo. E ancora una volta stiamo letteralmente facendo tutte le discoteche di Orlando. Entriamo nei posti in modo breve. Restiamo seri, diventiamo Sean. Voglio starci solo due minuti, fra. Ma che gli sta a far fare? Gli sta a far fare tipo, non lo so, il menù degustazione delle discoteche. Entrano, prendono un cocktail e se ne escono. E secondo voi, dopo questo shot a forma di provetta delle urine, quanto siamo rimasti dentro? Esatto, perché dopo neanche 6 minuti siamo già in un altro locale. Ma a sto giro l'outfit di Samuel inizia a farsi notare. A sussare. Stiamo letteralmente seguendo quest'uomo da ore. Non riusciamo a capire quale sia il suo intento. E finalmente troviamo il posto che ci piace. Ci stanno sfidando a flessioni. Una bella sfidina uno contro uno in questa serata senza senso. Doveva per forza scappare. Ma lui perché ha deciso di prendere questo gruppo e fargli fare il giro del... Cioè, non capisco questa cosa. È qualcosa che manca. Ma è pazzo questo. Rove, sì, ma chi è un fenomeno? Questa amara sconfitta voglia cambiare location. C'è una sfida, fra, quello che vuole lo fumo, fra, lo smocco. Il contesto è una cosa incredibile. Cioè, se fossimo in Italia sarebbe easy. E invece qui sto bastardo non lo fanno entrare perché è in ciabatte. Già, e così sul più bello veniamo quindi abbandonati dal nostro spirito guida, che in questo locale doveva a quanto pare... Te credo, ha capito, andava a portati qua e poi sei ido. Hai capito? Il furbastro, il maialone, ha portati dove c'era la fica. Dove c'era la fica e poi se n'è andato perché ha visto che c'era la fica. Andare per forza. Segniamo al volo così da questo altro. Allora! E questo li fa gli scontrini, oh! Per nostro fratello, andiamo a Disneyland. Perché e se poi... li fanno un po' diventare famoso. E facciamo un pista come in penno. Yeah, come in penno, come Valentino. Scopo questa troia la eccomi. Dopo per rimontarla serve il patentino. Sai che giro sempre in strada con il catenino. Il tuo frate è un ferro frallegato con il collarino. Se la tua tipa mi prova a fare un bocchino, non lo vede per quanto ce l'ho più
piccino. Darino, sai che io non scopo come Valentino. Se lo becchi in giro, lui va a funghi tutto il mattino. Sai capito com'è che giro l'amico mo potrero. Io arrivo, sai che adesso, sai, sarò sincero. Perché la destinazione ultima della nostra serata sarebbe stata proprio Disney. Ci avrei buttato una rima su Simoncelli con Valentino. Ci avrei buttato, onestamente. Siamo super in ritardo, rischiamo di essere chiusi. Però è vero, non siamo italiani, non possiamo farlo. Ma Kobe Bryant, boom! Il giorno prima mai è. E che ci hanno gentilmente proposto questa sistemazione. Ale, fermati da noi a Orlando. Ah, giustamente, certo. Contato il giorno prima Miami. E che ci hanno gentilmente proposto questa sistemazione. Certamente, perché no? Perché no? Succede tutti i giorni anche a me. Prima di partire il giorno dopo con il nostro pazzo viaggio in camper. In teoria arriviamo alle 23.55. Ci aveva detto di arrivare entro mezzanotte, quindi siamo perfetti. Ah, va bene. Arriva un attimo prima, cioè nel senso, non è che devi arrivare sempre all'ultimo. Punto di ritrovo con gli amici, il classico Domino's. E da lì escogiteremo un piano. Basta, per intrufolarci di giri dentro c'è loro Domino's. Posto di lavoro. Quindi, qual è il piano? Ci proviamo a farvi entrare, capito? Vabbè, perché abbiamo... potrebbero romperci un po' le palle. Vabbè, noi abbiamo delle carte collegate con le facce. Ogni volta che scandalizzi, sopra lo schermo compare una faccia. Ci proviamo! Mettiamo i rap. Che può sempre servire. Cos'è che fate voi? Lavoriamo nei ristoranti. Qua arrivi a fare anche $1000 a settimana, se per ristorante busy, con l'affitto pagato e tutto fatto. Hai capito, l'amico Walt? Comunque, tentiamo la giocata. Credo intendessero che arrivi a fare $1000 a settimana da cameriere, eh? Non vorrei di scemenze, non credo ovviamente, cioè perché $1000 a settimana per il ristorante ne è un cazzo, da cameriere. Vabbè, perché lì devi lasciare per forza la mancia. Cioè, se non lasci la mancia, puoi non lasciare la mancia, ma non lasci manco il ristorante. Sadio, Gin, bentornati, ma il treno sta passando a livello 10. Io non lo voglio, quindi non vi sabbate più, per favore, grazie. Che sì, 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 e poi è la mancia ed è anche, tipo, deve essere un quarto di quello che spendi. Non vorrei di cazzate. È stato molto semplice. Facile, facile. Sì, tipo il 20%. Sì, è tasse in Ticino. Ci vedi ancora di adesso, però sono proprio curioso di vedere com'è l'interno di questi posti. Però sono tutte case uguali, cioè quindi ne hai vista una, le hai viste tutte. E vediamone una. Permesso. Snake, bentornato. Wow, ma è anche grande. Sì, questi sono. Ma quindi questi lavorano lì al ristorante e lavorano anche in una casa con affitto pagato dal ristorante, suppongo. Se lo facesse fortissimo così. E poi mi vedevo con un australiano del merchandise. L'ho accompagnato al lavoro, mi ha detto, dai, ci andiamo e devo poggiare la roba in break room. Sotto ci sono break room, vedi vicino. Livello 10? Ma che siamo la stream de Zazzone. Sgancia sti soldi. Gli è entrato qualcosa. Gli è entrato con la... Gli ha creato l'account Mister Cazzo Grosso. Mister cazzo sborrato, è arrivato lì tra una foto su Twitter con il cazzo sborratissimo e un meno. Gli è entrato dentro l'account su Twitch. Un disastro, un macello. Abbastanza abituato a prendere soldi ai ricchi, eh? Devo essere onesto. Già, mi sono abituato questi ultimi 2 mesi. Poi certo, finita male la storia. È stata una storia d'amore che è durata poco. Ahimè, spero finisca diversamente, ecco. Perché sarebbe un problema, con te. Cioè, adesso onestamente potrebbe diventare. Poi per il rumore mediatico che fai tu sarebbe peggio di quella dei Tonali. Però. Sgarro, Caruso, bentornati! Grazie per le 50 giftate! Spammetto di buoni! Lo sapete come funziona! Ti lasciano in pace, Edo, Fonto, Simo, bentornati! Sgarro, grazie per esab, bentornato. Scommettiamo? Adesso dirò la voce davvero, esiste un club di Disney qui per entrare devi essere invitato. No, ben 33. Thank you, bellissimo. Non so chi è dietro l'account, honestly. Appena ve leggono club 33 i manager fanno, ok, fermi, allora, il tavolo io lo mettete in questo modo. E sì, che vi preparano tutte le rovine. Questa situazione. Doccina scroccata, asciugamano dei mini. E ci vuole. Ma ovviamente non potevamo mica andare a dormire. Ma ho capito, frate, ma... Oh, Walt Disney, dov'è che stanno? A Los Angeles, che cazzo è? 1000 euro a settimana da coso a lavorare dentro al ristorante. A casa che saranno 180 metri quadri di casa, tutta bella arredata. Oh, a Orlando.
E i miei coglioni. Diglielo che per tutti, farti andare tutti a Orlando almeno 2K super. E stiamo a scherzare, stiamo. Ex Esigo, Steve Prazza, bentornati. Thank you, grazie ancora per le 50. Perché non sono abbonato? Non sei abbonato? Mamma mia, veramente un miscuglio tra un zoomer e boh, e un nonno degli ultimi nato nel 50 con la foto di una faccia sua di un meme. C'hai Mr. Marra accanto che un minimo giancica dei social. Su via, un po' rebranding. Rebranding. Che è? Chi ha scritto in chat? Ma va, che è? 26 aprile. Tre messaggi. Non te sprecare, eh? Piano. Perché non sei abbonato? Sei abbonato. Sei abbonato da 2 mesi. Sei abbonato. C'è sta pure la Kings League in chat. Ah, Kings League in chat, in che senso? No, no, aspetta, Kings League aspetta, guarda come ti invita la calma la mano. Quello è un account sussissimo, ambiguissimo, che gira da tantissimo tempo, con tutto il rispetto del mondo, eh. Sì, sì, quello è stortissimo. Stiano per cacciare Rudy Garcia per prendere Igor Tudor. Hanno fatto chissà se Fabrizio Romano ci prende. No, quello è gigasus. Avverto. Stamped, grazie per le 5 giftate. Vabbè, se no. Hi guys. Feel pretty old, but I can still play in your league if you want. If you're interested, I don't want so much money. I just wanna play with my friends. You know, I know Leo. I know some people there. PK2. If you guys will just check my email out. I have in the details here, and if you're interested, let me know. Thank you. Mira subito. Ah, è bravo, fidati. Stamper, grazie per i 5, Tony, Zilar, Jimmy, bentornati. Adesso voglio vederti. Cioè, hanno detto che sei forte in freestyle. Mi hanno caricato. E loro sì, ma a 100 tiri no. Vai, lo possiamo fare per me. Ma voi che se menta sto pazzo? Perché la sta fa adesso? Oddio, la 7 di chi? La 7 di Ronaldo? No, raga, inizia di Adriano, mi sa. Chi parte? Ci vediamo com'è, non so com'è, non le conosco. Ciadone. Non sembra male. Salata perché sono vegano, sai che con la moto con i frati pieghiamo. Vengo da Palermo fra la zona e lo zen. Faccio questa roba, ti saluto dal check. Dal check, l'hai capito, tocca. Non me ne frega un cazzo, la pistola rintocca. Hai capito che letto poi non tiene si rimbocca. C'è una collarina, peccato che è tarocca. Dai, sì, dai, scaldare. Oh, bella, Dai. Ok. Hai fatto un disco del... Ok, ci sono delle situazioni che si stanno creando e mi danno fastidio. C'è Poldo, c'è Bellingham, c'è Panetti. Quindi sono... Infatti bro, invisibile. Yeah, è invisibile, chiaro, perché la musica devi ascoltarla. Capisci che non è fatta per gente della tua taglia. Faccio sta roba, mi strappo la maglia. A volte penso che fare sto rap è solo stata una mia condanna. Una condanna. Yo, infatti sei un babbo. Yo, lui è alto, gioca a basket. Se un basso, faccio il rapper. È facile. Yeah, è facile. Io le dico di nuovo agile. Però se ti prendo a pugni, fratello, anche se sei grosso, sembri gracile. Yeah, faccio sta roba disperso fra cracker. Giro a Orlando in mezzo a sti crackhead. Se entri in casa mia non c'è l'incenso. Ah, non c'è l'incenso. Però se vieni a Palermo a casa mia c'è l'incendio. E l'hai capito fra... Però non è bello. Cioè, non è proprio bello. Effettivamente sì. Cioè, in questi periodi, soprattutto in estate, brucia la città. Non è proprio una cosa di cui andare fiero, my man. Non è fare sono un astro, seri di Palermo, finivi dentro un pilastro. Dentro un pilastro, però non hai fatto rime, infatti hai guasto in un incendio. Faccio sta roba alle Scala, no, non capisco. Marrove sembra la DPG all'inizio.
Sembra la DBC con Fiori del Male. Ma, che ma poi perché c'è Dario Moccia sotto steroidi? Perché c'è quello che si tinge sempre i capelli di biondo? Ma soprattutto perché c'è uno qui che mo non si vede, vestito da Wall-E, quello che dovevi trovare nei cartoni con tutte le persone, che era vestito di bianco e di rosso a strisce? Ma che cazzo è? Butto il dentifricio, Colgate, smettila di dire ste minchiate. Io, l'hai capito, è buona, mi presenti la tua tipa e come Colgate, total, total. Se mi presenti la tua tipa io gli faccio un porno come Almodovar, me la scopo sul sofa come Sabrina Ferilli, mentre i fra nell'altra stanza sono fumati e brilli. C'è tanto prego, non vogliono solo il cazzo, cercano perché non hanno da fare. Ah, che cazzo, bro. Tisca Tusca, Tubolino, mio fratello apre la busta. Yo. Hai ragione, al concerto di Drake ci son passato. Ero con la tua tipa, in uno dei due non sono entrato. Regali di plastica, qual balliamo samba. Fra non giocavi con bambole, fate giocavi con bamba. Ehi, hey. Faccio sta roba, ti sembra PlayStation. Yeah. Sono nella fumo, poi metto i piatti nella station. Io giocavo con bamba, grindavo dietro gli angoli, sai che non mi sono fatto la bamba. No, era entrato benissimo. E la faccio di quello che invece l'ha fatta. Adesso Tardaro. Comunque sì, cioè, allora, c'è del rispetto intanto perché è bella come roba, come che lui fa il rapper, si mette là col fan a fa freestyle, però qua non è Rove che sta a fare il figurone. Qui il figurone lo sta facendo una persona che, quant'è, 4 anni fa ha vinto il Pallone d'Oro e sta in un video di Ale della Giusta a non chiede soldi palesemente perché poi non parla, quindi ha fatto solo da comparsa. Cioè, what the fuck? Ma che cazzo stava a fa urlando più che altro? Veramente, cioè, guardalo. Guarda, sta là. Ce l'ha, dopo, domani c'ha una partita con Real Madrid, Modric. Così me lo dai! Così! Così! Faccio qualche rima, facciamo un fit, anzi no me lo paghi. Siamo in 10 adesso, siamo dei canagli. Yeah, ah, faccio sta roba, non dire cazzate. Serve che ti pago il fit, frate, lo devo pagare a rate. Non è un euro né carta di credito. Però se rappo, frate, sono il Buddha, col cazzo che dita che medito. Non vado a pari, se dici così il fit lo faccio gratis. Vaia, raga. Vabbè, hanno spaccato. Un commento tecnico su questo freestyle in qualità amico di Lazza. Sono le 2 di notte. Fedez, sono le 2 di notte. Quindi, anzi sono le 2:12. Tu lo sai benissimo, alle 2:15 è un ottimo momento per pubblicare una bellissima storia su Instagram sui tuoi cani. Quindi io non voglio neanche fare il tuo manager, ma devi stare più attento a queste cose che guardare una stream su Twitch. My man. Satana, grazie per il sub giftato. NFX, bentornato. No, no, fammi finire le mie cose oggi. Sono tornato dopo una settimana, sto molto... ho pure la febbre, sono... Però se vuoi fare qualcosa ci possiamo organizzare per fare qualcosa, una chiacchiera. Senza farlo sapere a Marra, se no si arrabbia. Kiwi, grazie per gli 8, bentornato. NFX, grazie per i 22, bentornato. Lollo, Breaker, Kiko is Drogo, bentornati. No, no, sono già ho già pisciuto, no, lo so, ma sto cotto io, so una settimana de 39 di febbre, no, in realtà 3 giorni. Mi sono allontanato già prima dai brothers su TeamSpeak perché stavo morendo, quindi mi volevo vedere 2 video proprio in completa serenità, tranquillo. Gorza, Juke, però scrivimi. Lo sai il mio account Instagram? Anche tu hai spammato Gino. 8 anni fa all'incirca. Di Blazza, grazie per i 3. Gozza, Giucca, Giovanni, bentornati. Kiwi, bentornato. E mi dispiace, ma non è neanche stato il più famoso a spammare Gino. Perché qui adesso, se uno arriva, se in italiano arriva, dov'è che arriva? Arriva a Drake, Pornhub che fece la storia con Gino. Matteo Renzi ti fa l'hashtag? Non te la fa più Matteo Renzi adesso l'hashtag. Oddio, te la farebbe, probabilmente appena ci stanno qualche cosa dove si deve ricandidare, te lo farebbe. Ale, grazie per i beat. Thank you. Ma che è quell'altro messaggio? Ma che è oggi? Ma che è, Gioia? Ma che hai scritto sta cosa? Gioia, mo te prendi, mo te fai una settimana di ban. Mi dispiace. Ma che è sta account da Kings League? 2016.
No, guarda quanto è sus sta account da Kings League. Bellico! Sono irritato. Google Translate. Sono irritato. Vuoi una squadra che giochi il mondiale di maggio 2024 e rappresenti l'Italia? Aspetta, devo fare una varrata. Devo fare una varrata volante perché c'è un bar al volo. Ma che è sta cosa, zii? Ma cos'è? Kings League America. Ma ormai proprio sono andati worldwide, so. 3 milioni, quando hanno aperto il canale? 2016. Pero la prima delle quattro cose, che è la delle domande. Vamos a fare un macro meet and greet, macro rueda di prensa nel San Jordi. Sento buffone clown. Ma che è? Guarda l'ultimo messaggio. No, perché, pardon, io sto a chi è in Gran Canaria. Soy muy feliz, però la sola cosa che puedo hablar en español es... Buena, puedo reservar una mesa para dos, tres personas a la 9 para esta noche. Ma io volevo fare la mia stream, comunque. Ma perché quell'uomo attrae situazioni? Quell'uomo ha un potere. L'uomo tatuato ha un potere. Succedono cose quando arriva l'uomo tatuato. Non lo nomino nemmeno più, mi dà fastidio. Chi è? Ma poi non è vero, sta account della Kings League gira da un po' nella mia chat, ma da tanto te. Vale. Voglio rispondere al messaggio. È il primo possibile. No, io devo dire adesso al volante. Se non dico lo posso, posso dire una cosa? No, non puoi. Io ho passato 4 giorni di ghosting a Piqué su Instagram. Ma che cazzo dice? Sì. Ma come Piqué? Sì. Piqué. Piqué, Marzo. Quello di Shakira. Sì. Porco. Poi si lamentano le persone che non gli leggo i DM. Ma capite che non lo faccio, non lo famo apposta. Cioè adesso io, ma in generale tutti quanti. Se poi scrivete sempre, ci scrivete in privato e non leggiamo. Alle volte leggiamo, alle volte non leggiamo. Bentornati, finiamo sto cazzo di video, il video più lungo degli ultimi 15 anni. Bastardo, lo ammetto, mi diverto. Yeah. Invece ho scopato 5 minuti fa. Lei che fa si la soda, perché non sa tutte le altre note. Stasera la scopo feroce. Tu che soffri di eiaculazione precoce. L'hanno già fatta tutti questa rima, non voglio dargli ancora voce. Voce, yeah. Infatti sei un cretino, l'ultima volta che scopate qua dietro. Ma poi cazzi, frate, ma io stavo a vedere un video dove uno c'ha la maglietta del Real Madrid, è arrivato. Non poteva essere fan di Lionel Messi che faceva oh, vintage Barcelona, I love it. Con il personaggio di Topolino. Oddio, che gli ha detto? Scopate qua dietro con il personaggio di Topolino. Arrivo qua e sono infime, non è vero che poi chiudo le rime, sai che adesso giro dentro il cortile. Yeah, dentro il cortile, dammi la carta che passo il post. Hey. Non offendere Topolino, fra, è il mio cazzo di boss. Comunque sì, a Paperina tu botte gli darei. Fede, Sadi, Slimmer, bentornati. Guarda, Minni non mi ha mai eccitato. Paperina mena, oh, ma che gli devi dire? Wow, bella questa. Ah, faccio sta roba, fratello, sono il più saggio. Ehi, dammi la tip per favore che con lo stipendio non mangio. Yeah, Disney non mi paga, io voglio la grana. Yeah. Tutto il giorno al ristorante fra mettere quel grana. C'è freddo a Miami, entro in un negozio. Sembriamo il Ciacrone ubriachissimi 5 anni fa. Splinter, non me ne frega un cazzo di che dice. Me la prendo in narice, l'hai capito cosa fa, cosa dice. Sai che lei è un'attrice, non me ne frega se finge.
più c'è un orologio patocco. Mi sa che l'hai preso dentro l'ovetto Kinder. Tecco salone però siciliano. Se ti vedo per strada al flamingo con la macchina, frate, stiriamo. Yeah. Ah, fra senza il ferro da stiro. Sto che mio fratello smoking. No, sembra Nezza, che cado, lo vedo più. No, raga, Mister Potato dei Toy Story. No, che è successo? Perché è successo tutto così velocemente? In un secondo... No, Michael spampinato! E tutti... Surreal Power. Si sono generati tutti in un secondo. È una roba allucinante. Cioè, tu capisci quanto un frame può cambiare l'epopea di un video? Butto più fumo di spiro. Butto più fumo di spiro. Ah! Non so manco dirlo. Ho capito che non parlo manco. Quello c'ha il pizzetto e mi sembra uno sbirro. Un cazzo se lo dico. Non stavo indicando un amico. Mi ha ospitato, infatti è un amico. Sì, dai, e finisce così. Con l'abbraccio. Yeah, emotional, baby. Devo ammettere che anche io ero abbastanza emozionato ad essere lì a Disneyland ad Orlando con Rove che faceva freestyle con un tipo di Palermo. È una situazione veramente assurda, bellissima. Ho fatto freestyle. Hai visto come è rivestito Ale della Giuette? Sei un attimo, hai capito che la situazione stava andando un po' oltre. Manu Bentix Gab, bentornati. Ma poi prima hai detto che c'è sta Modric Coppi che... Vabbè, dai. Adesso capiamo come, ma dormiremo qua e domani facciamo un tour di tutto questo posto. No, Ale! Sono irritato! Non voglio farlo il tour! Per incastrarci meglio. No, cioè, nel senso, cazzo dici, secondo te dormo sul divano, vai tu qua... Ci metto in camera. Ma sì, io posso dormire tranquillo. Cagliari. Ragazzi. Ma perché ha scritto Cagliari? Ma è vero, il primo messaggio della Kings League è Cagliari. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. Ciao. Buongiorno. Ho dormito benissimo anche qua. Credo come saluto. Cosa? Oh, Gabriello, grazie per i 5 gift. Adamo, thank you. Si sono scambiati, non lo so. Che teneri. Allora stiamo andando un secondo alla macchina. Si sono cambiati di lato nel letto di notte. Cose per cambiarci. Vederlo di giorno è tutta un'altra cosa. Cosa incredibile. Le persone vestite da parchi. In ogni caso, colazione e poi si torna in stanza. Abbiamo fatto un tour di questo posto. Veramente, veramente molto interessante. Solo su Instagram e TikTok. Andiamo. Come abbiamo appena scoperto che quelli del camper vanno in pausa per 3 ore. Quindi dobbiamo correre per riuscire a recuperarlo adesso. Se no dobbiamo rimanere fermi 3 ore ad Orlando e sarebbe un bel problema. E infatti qui ci dobbiamo spicciare. Veramente, 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 grazie. Veramente, veramente, veramente. Top. Grazie, ciao ciao. E ora? Comunque c'è, cioè, Giocherigno ne ha creati alcuni che ancora vivono. Cioè Giocherigno è uno di quelli che ha creato i meme più lunghi. Forse guarda che sì, gli Alessandrini, Giocherigno, Ciccio Gamer, Yotobi, Zeb. Se qualcosa come Ersium dura altri 2 anni, secondo me un po' dentro l'Olimpo siamo piano piano entrati. Erfazzone, vabbè, Erfazzone sì. L'avventura Erfazzone. E arriva alle 11.23, loro alle 11.30 vanno via, dovremmo farcela. E invece, come spesso accade, ci ritroviamo proprio al pelo, pelo. Anche perché ovviamente... Questo sono io, geniale, che arrivo sempre all'ultimo minuto. Ah no, grande errore. Qua non c'è niente. Excuse me. Tenemo che ritirare esso, è su un camper, e l'indirizzo è esso. Sì. Puoi parlare con... Cazzo, in fabbrica. Che posto è? We rented a camper. And the maps... Oh, this position. They from... Ma che cos'è la voce sui treni quando ti dice dove stai a arrivare? A che c'è stazione centrale stai a arrivare? Ma perché quante cazzo di lingue so? It's not here anymore. Oh, where I have no idea where it is. Ma non ci credo. Se lo perdiamo per questo motivo, Una maledizione. Una maledizione contro me. Immaginavo parlassi in thailandese. Non sappiamo dove dobbiamo andare. Hello, we just pulled out the address they gave us, but the guy here at the storage told us that you guys moved, so we're looking for the new address. La posizione è a 3 km da qua, adesso ci dice che arriviamo alle 11.32. Se noi arriviamo, allora se ne sono già andati. Oh, Rosa Chemical Made in China, ne sa, eh? The Wish. Ovviamente tutti i semafori possibili sono rossi. Ma stai a vedere che invece, magari, forse, con l'aiuto dello Spirito Santo. Ah, eccoli. Dov'è? Ci sono dei camper in là. I camper. Allora, ma i camper sono qua. Però non capiamo come fare ad arrivarci. No, non c'è nessuno. Che ora è? Solo perché abbiamo sbagliato indirizzo, siamo anche andati più avanti. Non ci credo. Ho chiamato il call center, mi passa per in 5 minuti. Quindi questi hanno preso un camper e...
sono arrivati in ritardo di 3 minuti e avevano chiuso. Ci può mandare qualcuno. E quindi aspettiamo, ma ancora nessuna notizia. Vabbè, che taglio. Salutiamo il camper, ci arrendiamo. Dove cazzo è il placement? Che almeno ci tiriamo un po' su. Dove cazzo è il placement? Eccolo. Ha messo il cibo nell'inquadratura, in 3 inquadrature fa ha fatto vedere a 3/4 la mano che portava la bibita. Signore e signori, A-Rap. Veramente hamburger e patatine, il pasto dei campioni. L'obiettivo di oggi arriva. È arrivare a Washington. Non ci arriva. È a 12 ore di macchina da qua. Ma arriva, me, se sta forza di volontà. Comunque torniamo al nostro. Anche se in realtà l'ha appena fatto rivedere. Il cancello è aperto. E andiamo. Se è questo divento matto. Firmiamo tutti i documenti. Che fa con quella mano? Yeah. Però l'ho spammato già in 2 video. Secondo me 3 ne fa. Lui si apre così. Cioè, i può fa, ma no. Gli devono aver dato 40.000 euro. Madonna, ma è bellissimo. Un non mi siedo nemmeno. Ma è bellissimo. Devo dire, decisamente molto meglio di quello che mi sarei aspettato. Anche questa volta prenotazione Giulia non delude. La ragazza ci ha fatto Giulia. Un mini tour di spiegazioni di come funziona tutto. Adesso partiamo, andiamo a recuperare gli altri all'aeroporto che hanno lasciato la macchina. E poi si vola. Yes! Ok, stiamo ufficialmente partendo. Un giorno di ritardo, ma ne è passato. Whip whip. Non siamo mai stati nella zona VIP. Siamo di nuovo tutti riuniti. Adesso Rove che gli fa fare visualizzazioni con il suo nome e poi gli chiama il copyright sulla canzone utilizzata per 5 secondi e si prende i soldi delle visualizzazioni. E sei il mio nuovo dio. Joseph, grazie per le 2. Kent, Strike, Punto e Gigio, grazie per il 5 giftato. Gabriele, grazie per le 5 giftate. E lì sì, mi inchino e ti faccio un boccolone alla crema. Prima di partire, mini tour del camp. Cioè, la classica zona guidatore, bello. Copilota, sì. Con A-Rap partner di questo viaggio. Qua sopra c'è già un primo letto. Qua c'è la zona relax, che diventa poi un altro letto abbassando questo tavolo qua e chiudendo e in qualche modo questa situazione. Qua c'è una parte cucina veramente molto bella. Ovviamente questo non è marmo vero, ma da vedere è bellissimo. Vabbè, un sacco di armadietti. Prima questi sono tutti caduti qui mentre stavamo andando. Molto spaventoso. Microonde e 2 forni. Piano cottura, freezer. Qui c'è un altro letto. E poi qua il bagno, che sarà la parte più critica, sperando che nessuno lo utilizzi. Forse facciamo un patto in cui bisogna andare in bagno sempre all'esterno del camper. Il bagno, il lavandino con lo specchio e la doccia. Veramente, veramente tanta roba. Ah, pure la ventolina nel bagno. Bellissimo. Non ci resta che partire. E l'onore a sto giro tocca a te. Vai. Sono stranito. Sono un po' ambiguizzato da sta roba, frate. Ho notato una roba strana. Come fa la cucina di un camper a essere proprio fatta meglio a livello sia estetico che anche, capito, un pochino come acchittata di quella di Surreal Power dentro allo studio? Ma soprattutto, com'è possibile che in un camper hanno trovato un posto migliore dove mettere il bagno rispetto a quello che ha trovato Surri dentro al suo studio, attaccato alla cucina? Sono dei fenomeni. Eccolo. Certamente in cucina non puoi aprire il coso e trovarti un taglia prosciutti. Però siamo. Madonna. Adesso mettiamo Washington come destinazione. Sarebbero 11 ore e 31. Ci fermeremo prima, penso. Madonna. Però una cosa a cui non avevamo pensato è che bisogna fare il ticket per l'autostrada. E quindi ne approfittiamo per una piccola pausa merenda e per provare la cioccolata di Mr. Beast. Allora, non abbiamo monetine e quindi andiamo a rubare il resto che le persone nel tempo. Quanto costa? Qua, sì. Per pagare noi. Eccolo qui. Che vergogna. Sto rubando tutte le monete. Prendendo il malloppo. Oh, te lo tieni il motore acceso. Vai. Ecco qua. Bravo, detto che Valentino era pazzo, no? Comunque. Costa 1,20 euro. Avanti abbiamo tantissimi chilometri. Ah no, perché poi pagano quando escono. E quindi è meglio accelerare il passo. Quanto manca? 1200 chilometri. Forse è meglio invertire un po' i ruoli. Ripartiamo e alla guida c'è Valentino. Sarà un'idea saggia? Mi ripeto un attimo la mano. Adesso. Ma dopo davvero tante ore di guida. E smetto di cantarla, se no mi danno il copyright. È difficilissimo. E quanto so intonato. L'aria lo sposta. Devo fare un bordello di strada.
pausa, anche perché devo rifornire l'acqua per i rap. Ho forse sentito dire cos'è e i rap. Il nostro lunghissimo viaggio continua. Siamo fermi tra l'altro in una piazzola molto bella. E per continuare a dare ascolto a quello che mi ha detto mia mamma prima di partire, perché è importante, di bere molta acqua durante il viaggio. Mi raccomando. Baci, divertiti. Avrei potuto bere della semplicissima acqua, ma data l'entità del nostro viaggio, 10.000 al mese non mi siedo. Mi dispiace. Però sì, dai, sti cazzi. No, no, cazzo, sti cazzi, mi nonno. Cariola, che mutande che te dico pure mezze viola. Volete bene, accattatevi. Ehi, rap, perché c'ha molteni come immagine? E mentre io vi parlavo di rap, figurati se Valentino non se ne è uscito con una delle sue. Ah, ho capito cosa vogliono. Perché adesso ti deve far vedere cosa succede di pazzesco nel prossimo video. Che si dice? Devo farlo per forza, anch'io. Vai, vai, sali. Okay. Polizia, raga. Let's go! Let's go, Ski! Siamo quello sopra. Che vuole fare? Sta fermo lì! Let's go, Ski! Guarda lì! Sorrisetto Nike! American boy! Riparto da qua molto felice. Inizia ad esserci un po' di stanchezza. Nasella, grazie mille. Da parte dei nostri ragazzi. Vi confermo che la stanchezza quasi si poteva respirare. Stiamo guidando verso un fiume, un lago, non ho capito. Potrebbe essere una pozza marcia, non lo sappiamo. Meno male che poco più avanti. Sembra una spiaggia. È una spiaggia. È proprio una spiaggia ed è letteralmente... Ma Rove, regà! Porello, Rove, sì, è impazzito! 10 ore in macchina, quello sta bruciato! In mezzo a nulla. Ma che fa? Ma sembra bagno, tipo, sembro io 8 anni che non mi tenne... Situazione simpatica. Situazione, dopo situazione, questo viaggio sta diventando, come piace a noi, sempre più senza senso. E ovviamente non è mica finita qui. Nel prossimo episodio. Così curdito, io si è fatto il primo... Peso upgiftate. Bravissimo. Vedi? Spam de pony. Questo è uno che gifta qui sul canale. Perché lo sa già. Oh, wow. Che cazzo ci capisce qui? Ah, adesso proprio non esce più acqua. Oh, sì. 21 Savage. 21, 21, 21. Sono il nuovo Rocky.